Ciao, mi chiamo Giacomo, 16 anni e faccio il filmmaker. In questo video ti spiegherò esattamente come diversificarti dagli altri ed evitare di fare video uguali a 100.000 persone, 100.000 cose già viste, ma cercare di prendere ispirazione da cose in realtà che non utilizza mai nessuno e cercare di fare delle cose diverse da tutti. Senza perdere tempo, cominciamo subito. Diciamo che tutti cerchiamo sempre di copiare, di prendere... copiare perché è la parola giusta, perché prendere ispirazione è la cosa sbagliata. In realtà tutti dicono sì, prendo ispirazione, ma in realtà sto cercando di copiare la persona. Mi è capitato di vedere molte volte copie letteralmente uguali, senza nessun motivo, di effetti, di cose che utilizzano magari dei registi di video, di film o di video musicali, in questo caso quelli che faccio io, che sono effettivamente uguali a quelli che abbiamo visto sul video della persona appunto che ha spopolato questa tecnica. Diciamo che per diversificarsi bisogna capire esattamente che cosa si sa fare, quindi in questo caso cosa ci viene meglio e cosa ci viene peggio. In questo caso, ad esempio, a me vengono meglio i video musicali, i documentari, ma magari i video in 3D, ad esempio, io non li so fare, quindi devo chiamare qualcuno per farlo fare. E ad esempio la tecnica del 3D in questo momento sta spopolando un po', ma anche comunque c'è tantissima gente che sta cercando di copiare, incollare robe già fatte, quindi secondo me non ha senso, ma ha senso magari prendere ispirazione da persone appunto che magari ci piacciono, prenderne tante insieme e cercare di amalgamare col nostro tipo di fare video. Ora sta spopolando anche la tecnica dell'AI, tutti ne parlano, io provato qualcosa, far qualcosa, ci sta, ma non è niente di sensazionale, almeno se la sapete usare si può fare davvero della roba figa. Io che mi sono limitato appunto a scaricare Photoshop Beta e fare quelle tre cose, quindi allargare la scena, fare quelle cazzatine in più che ci stanno, sono fighe, ma se uno che non sa fare un cazzo e mette quella roba lì in più, se non sa neanche capire le luci, fa delle cose che non hanno completamente senso e quindi... forse è meglio non utilizzarla per chi ha le prime armi. Quindi, come ho detto, primo step, capire le proprie cose a cui si è bravi, le proprie cose a cui non si è bravi. Quindi, se ad esempio, faccio un esempio, Peter Marvu domani fa una nuova tecnica di glow e tutti la vanno a copiare, diciamo che almeno lui l'ha fatta in primario. Ad esempio, a me è capitato di cercare di simulare la tecnica del video di Tuff Tuff di Simbalarue che ha fatto Peter Marvu, Ice Juice Production, non mi ricordo in questo momento come si chiama. Comunque era quel glow verde. Chiaramente lui aveva già il tramonto, quindi era già partito da una buona base. Io sono dovuto partire da degli alberi, come potete vedere in questo esempio, o da altre cose che comunque cercano di simulare quella tecnica. Chiaramente non è la stessa cosa, per il fatto che la luce non è la stessa, anche c'era il mio set che c'era nel suo, però appunto ho cercato di simularla, perché appunto il cliente voleva quella cosa lì, gliel'ho fatta vedere e gli sembrava molto figa, quindi ho detto perché non provare a replicarla. Il secondo passo è provare a fare sempre qualcosa di diverso, non per forza che ha fatto qualcuno. Infatti io da ora in poi cercherò di prendere ispirazione da quadri, da cose che hanno già fatto artisti, ma non a livello video, ma a livello di disegno. Sto cercando di portare questo tipo di, diciamo, cultura all'interno del video musicale o di quello che devo fare. Questa è una cosa che non ha mai fatto nessuno, quindi questo per te che stai guardando è uno spoiler veramente grosso di una tecnica che spopolerà tra poco. Cercare di ricreare degli effetti tipo di disegno sul video, che ci sono già stati con alcuni video, mi viene in mente, non mi ricordo se è Metropolitana o un altro video di Nerissima Serpe che aveva fatto questo finto effetto, però diciamo che non l'ha fatto bene mai nessuno. Infatti è una tecnica che sto cercando di
capire bene, per farla bene su tutti i miei video musicali, documentare tutte le cose che faccio normalmente. Diciamo che per creare una tecnica efficace bisogna spenderci davvero tanto tempo e non bisogna pensare: ah ok, ho fatto questa cazzata che magari l'ha fatta un altro, dire: ah, l'ho inventata io, perché queste cose da bambini in realtà non esistono. Comunque per creare una tecnica efficace che tutti la vanno a copiare, bisogna creare una cosa che non ha mai fatto nessuno o mischiarne tante per avere un effetto che, oltre a non aver fatto nessuno, è anche un effetto molto figo, perché potete anche creare una tecnica nuova, ma se fa schifo nessuno la utilizzerà, quindi dovete creare anche una cosa figa. Un piccolo, diciamo, aiuto per le persone che stanno cercando di creare qualcosa di diverso è cercare di vedere cosa fanno adesso gli artisti, comunque il settore in cui voi lavorate o fate i video. In base a quello cercate di capire le tecniche che ci sono già e cercate di metterne magari qualcuna da altri settori all'interno di quel settore. Quindi magari, ad esempio, nel video musicale mi viene in mente il treppiede, ho usato veramente poco, ho usato da professionista a livello, diciamo, dei soliti video musicali, ho usato veramente poco. Io lo sto cercando di utilizzare un po' di più, perché comunque il treppiede è una cosa che utilizzano veramente poche persone, è una cosa che esiste da tantissimi anni chiaramente, ma nel video musicale non è utilizzato sempre, comunque non è utilizzato come dovrebbe essere utilizzato. Diciamo che è una cosa che si può ovviare. Se non avete un treppiede, chiaramente compratelo, perché è una delle cose fondamentali che richiede il videomaking e la fotografia. Anche se potete dirmi: sì, ma io faccio sempre gli shot col gimbal, col drone, ma se non sapete neanche usare un cavalletto è impossibile che sapete usare un gimbal o un drone. Poi bisogna anche creare una presenza online diversificata, quindi non i soliti reel, non i soliti video. So che è molto difficile, so che io non sono uno che fa completamente le cose diverse dagli altri, ma sto cercando di ampliare il mio modo di vedere e cercare di creare qualcosa che non si è mai visto prima. Chiaramente è difficile, ci vorrà del tempo, ci vorrà tempo per creare la mia tecnica mia, che non sia copia di un altro o ispirazione da un altro, ma comunque la cosa che dovete fare è prima cercare di capire come si fanno le tecniche degli altri, quindi prima capire questo, come ha fatto questa tecnica qua, come ha fatto sta cosa in 3D, come ha fatto questo effetto di aliation. E una volta che abbiamo capito questo, lo cerchiamo di fare sul nostro video, magari lo pubblicate se volete pubblicarlo e dite: questo è l'effetto, come fare l'effetto tough tough simbola rue, che cazzo ne so. Quindi una volta che avete fatto questo, andate a capire se quella tecnica potete implementarla in un vostro video, potete metterla dentro delle vostre produzioni e potete magari modificarla in base al vostro tipo di fare video e fare foto. Diciamo che uno shooting è nello shooting, come vi ho detto sempre, è importante la luce, l'audio se dovete fare un video, e ovviamente che tipo di macchina cinepresa utilizzate. Però come stravolgere una ripresa? Io dico sempre, che ve l'ho sempre detto, che in editing non si può fare tutto. Si può fare il 90% delle cose che si possono immaginare se uno è veramente bravo, ma al 100% no. Perché se io ad esempio devo fare una cosa che veramente ci vuole un botto di tempo, o mi metto lì veramente tutti i giorni, tutta la notte, tutto il giorno, tutta la notte a cercare di fare questa cosa, ma prima di tutto è uno spreco di tempo, perché magari non ti esce come la volevi e hai buttato un po' il tempo. Cioè non hai buttato il tempo, hai sperimentato su una cosa che magari un cliente voleva in un certo modo, ma tu che non riesci a farla devi cercare di fargli cambiare idea. Ed è una cosa che si fa molto spesso nell'ambito di video musicali o comunque molti tipi di video. Concludendo ragazzi, la diversificazione è l'unico modo per farsi spiccare in qualsiasi tipo di ambito, in qualsiasi tipo di cosa, non solo il filmmaking e il video, il filmmaking e la fotografia, ma veramente qualsiasi cosa. Quindi prima cercate di capire come hanno fatto le persone che in questo momento stanno spopolando, che stanno facendo il vostro settore, le tecniche che stanno utilizzando loro in questo momento, cercate di copiarle, cercate di veramente di copiarle filo per segno e capire come hanno fatto. Una volta che avete fatto questo, prendete le cose migliori, le cose che voi piacciono di tutte queste tecniche che voi avete analizzato e cercato di copiare, le mettete insieme e cercate di creare un vostro stile personale, che magari avrà qualcuno, ma sicuramente quel qualcuno non lo sa personalizzare come voi lo sapete fare. Quindi in questo modo ragazzi, voi avete creato una tecnica che è infallibile e che soprattutto è solo vostra e non è copiata e incollata da un altro video. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo nuovo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like, iscrivetevi al canale come al solito e attivate la campanellina e commentate se questo video vi è piaciuto oppure no. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!